Trentino. Una regione che vi lascerà senza parole per la sua bellezza naturale e la sua ricca cultura. Qui, nel cuore delle Dolomiti, troverete montagne maestose, laghi cristallini, valli verdi e pittoresche cittadine di montagna, tutte pronte ad essere scoperte. Il Trentino è una regione che offre molto di più di quanto si possa immaginare, e in questo video vi mostreremo i posti più incredibili che dovete assolutamente visitare durante il vostro soggiorno in questa magnifica regione. Potrete immergervi nella natura incontaminata, respirare l'aria fresca delle montagne, godervi panorami mozzafiato, ma anche scoprire la storia, l'arte e la cultura di questo luogo unico. Sia che siate appassionati di escursioni, sci, cultura o enogastronomia, il Trentino ha qualcosa di speciale da offrire a tutti. Siete pronti a partire per questo viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e affascinanti del Trentino? Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti. Cominciamo! Ecco la nostra top 5 dei luoghi più belli da vedere in Trentino, ma attenzione, al termine visiteremo altri 4 luoghi a dir poco fantastici. Il lago di Braies. È uno dei laghi più belli delle Dolomiti, situato in Alta Pusteria, nella provincia di Bolzano. Il lago, conosciuto anche come Lago di Prags, è circondato da maestose montagne e acque cristalline che riflettono i colori del paesaggio circostante, creando un'atmosfera magica e suggestiva. È un luogo ideale per gli amanti della natura, che qui possono godere di una passeggiata intorno al lago o di una camminata sui sentieri che conducono alle montagne circostanti, tra cui il Monte Specie e il Croda del Becco. Il lago offre inoltre numerose attività all'aperto, come la canoa, la pesca, il ciclismo e l'arrampicata. Durante l'inverno, il lago si trasforma in un'attrazione per gli amanti dello sci di fondo, con piste perfettamente battute e una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Ma il lago di Braies è anche un luogo ricco di storia e cultura, con numerose testimonianze della vita delle comunità locali che vi hanno abitato nei secoli passati. Qui si trova infatti il Museo della Grande Guerra, che racconta la storia della Prima Guerra Mondiale sul fronte dolomitico. In sintesi, il lago di Braies è una meta perfetta per chi cerca un'esperienza immersiva nella natura e nella storia delle Dolomiti, in un luogo incantevole che sembra uscito da una favola. La Val di Fassa. È una bellissima valle montana situata nel cuore delle Dolomiti italiane, famosa per la sua natura incontaminata, la sua ricca cultura e tradizioni e le numerose attività all'aperto che offre. La valle è composta da 7 comuni, ognuno con la propria personalità e attrattive, tra cui Canazzei, Moena, Campitello di Fassa e Pozza di Fassa. In inverno, la Val di Fassa è una delle destinazioni sciistiche più famose delle Dolomiti, con 200 km di piste perfettamente preparate e numerosi impianti di risalita. Ma la valle è anche una meta ideale per gli amanti dello sci di fondo, con oltre 50 km di piste di ogni livello. In estate, la valle offre numerose attività all'aperto, tra cui escursioni, arrampicate, mountain bike, rafting e parapendio. La Val di Fassa è un vero paradiso per gli amanti della natura, con paesaggi mozzafiato che includono il massiccio del Sella, il Catinaccio e il Sassolungo. In sintesi, la Val di Fassa è una meta perfetta per chi cerca un'esperienza autentica e indimenticabile nel cuore delle Dolomiti. Riva del Garda. È una città incantevole situata sulle rive del lago di Garda, il più grande lago d'Italia. La sua posizione privilegiata tra le montagne delle Prealpi e il lago la rende una meta turistica molto popolare, tanto che è stata definita la Perla del Garda. La città offre numerosi luoghi di interesse, come il porto turistico, la Torre Apponale, la Rocca di Riva,
il Museo Civico e la Chiesa dell'Inviolata. Ma Riva del Garda è anche famosa per le sue spiagge, tra cui la spiaggia Sabbioni e la spiaggia degli Olivi, perfette per rilassarsi al sole e fare un bagno rinfrescante. La città è circondata da numerose montagne e sentieri escursionistici, tra cui il Monte Brione, che offre una vista panoramica sul lago e sulla città. La città offre inoltre una vasta scelta di ristoranti e locali notturni, dove assaggiare le prelibatezze della cucina locale e godersi la movida del Garda. Riva del Garda è una meta turistica perfetta per chi cerca un mix di natura, cultura e divertimento, immersi nella bellezza del lago di Garda e delle montagne circostanti. Trento. È una città incantevole che unisce perfettamente tradizione e modernità. Situata ai piedi delle montagne delle Dolomiti, è una meta turistica popolare per la bellezza del suo centro storico, con la famosa Piazza del Duomo e il maestoso Castello del Buon Consiglio. La città è ricca di storia e cultura, come dimostrano i numerosi musei e le chiese antiche. Tra le attrazioni principali ci sono il Museo delle Scienze di Trento, il Museo Diocesano Tridentino, la Chiesa di San Pietro e la Cattedrale di San Vigilio. Trento offre anche una grande varietà di ristoranti e caffè, dove si possono gustare piatti della tradizione locale accompagnati da vini pregiati. Inoltre, la città è un punto di partenza ideale per escursioni nelle montagne circostanti, sia in estate che in inverno, grazie alla vicinanza a molte delle principali destinazioni turistiche del Trentino. Insomma, Trento è una città da non perdere se si visita il Trentino, con la sua perfetta combinazione di cultura, storia, bellezza naturale e divertimento. Molveno. È una pittoresca località di montagna situata nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. La sua posizione privilegiata ai piedi delle Dolomiti di Brenta e la presenza del lago di Molveno, tra i laghi più belli d'Italia, ne fanno una meta ideale per gli amanti della natura, dello sport e del relax. Il lago di Molveno offre infinite opportunità per la pratica di sport acquatici come il windsurf, la vela, la canoa e il nuoto, ma anche per rilassarsi sulla spiaggia e godere del paesaggio circostante. Le montagne che circondano la località sono invece il luogo ideale per escursioni e attività all'aria aperta come il trekking, l'arrampicata e la mountain bike. Il centro storico di Molveno, con le sue case in pietra e legno, i vicoli e le piazzette, è un vero gioiello dell'architettura alpina. Qui è possibile scoprire la tradizione e la cultura della zona, visitare le chiese antiche e ammirare le opere di artisti locali. Molveno offre inoltre numerosi eventi e manifestazioni culturali, come concerti, mostre, spettacoli teatrali e folcloristici, che animano il paese durante tutto l'anno. È una meta imperdibile per chi cerca una vacanza in montagna all'insegna della natura, dello sport e della cultura, in un'atmosfera autentica e accogliente. In conclusione, questi sono solo 5 dei luoghi più belli e suggestivi da visitare in Trentino, ma la lista potrebbe continuare all'infinito. Tra le altre mete da non perdere troviamo il Castello di Arco, il Passo dello Stelvio, Rovereto e Madonna di Campiglio. Il Castello di Arco, situato proprio nel comune di Arco, è stato costruito nel XII secolo ed è una delle attrazioni più famose della zona. Caratterizzato da un'architettura medievale, il castello offre una vista panoramica sulle colline circostanti e sulle Alpi. Il Passo dello Stelvio si trova nelle Alpi Retiche ed è uno dei più alti d'Europa. Attraversato dalla strada statale 38, il Passo dello Stelvio offre paesaggi mozzafiato e numerose attività all'aperto, come il ciclismo e lo sci. Rovereto è situata nella Val d'Adige. È una città storica ricca di cultura e arte. Tra le sue principali attrazioni ci sono il Museo Mart, il Museo della Guerra e la Campana dei Caduti, il più grande bronzo fuso al mondo. Madonna di Campiglio, infine, è una località sciistica che si trova nella Valle Rendena, tra le Dolomiti di Brenta e l'Adamello. Conosciuta per le sue piste da sci di alta qualità e per la bellezza del paesaggio montano circostante, Madonna di Campiglio è una meta ideale per gli amanti dello sport e della natura.
Insomma, il Trentino è una terra piena di meraviglie naturali e culturali da scoprire, e ogni luogo racchiude la sua storia e il suo fascino unico. Non resta che partire alla scoperta di questi tesori e lasciarsi incantare dalla bellezza di questa regione straordinaria. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.